Buongiorno a tutti. Prima di iniziare, mi raccomando, iscriviti al canale e attiva la campanella per essere aggiornato e non perderti nulla. Infine, ascolta fino alla fine, perché ti accorgerai di quanto è potente il nostro messaggio e quanto ti aiuterà nella vita di tutti i giorni. Iniziamo subito parlando quest'oggi di Winston Churchill, un nome che risuona nelle orecchie del mondo con rispetto e ammirazione. Un uomo che ha plasmato la storia del XX secolo. Churchill, nato il 30 novembre 1874, crebbe in una famiglia aristocratica a Blenheim Palace, in Inghilterra. Era un uomo di lettere, tanto da vincere un premio Nobel per la letteratura. Da giovane, Churchill servì nell'esercito britannico, combattendo in India, nel Sudan e durante la Seconda Guerra Boera. Queste esperienze militari influenzarono la sua visione del mondo. Nel 1900 Churchill entrò in politica, diventando membro del Parlamento. Qui mostrò la sua abilità nel dibattito e nel persuadere le persone. Durante la Prima Guerra Mondiale, Churchill servì come primo lord dell'ammiragliato. La sua leadership durante la crisi dei Dardanelli fu fortemente criticata. Dopo la guerra, Churchill divenne ministro delle colonie, ministro dell'economia e poi cancelliere dello scacchiere. Durante questo periodo affrontò diverse sfide economiche e politiche. Nel 1933 Churchill avvisò del pericolo rappresentato da Adolf Hitler. Tuttavia, i suoi avvertimenti furono inizialmente ignorati. Quando scoppiò la Seconda Guerra Mondiale, Churchill fu nominato primo ministro. La sua ferma determinazione e il suo spirito indomito ispirarono il popolo britannico. Churchill è conosciuto per i suoi discorsi che hanno rafforzato la risoluzione del popolo britannico. Combatteremo nelle spiagge e la nostra ora più bella sono solo due esempi. Durante la guerra, Churchill formò un'efficace alleanza con il presidente americano Franklin Roosevelt. Questo legame aiutò a garantire il sostegno degli Stati Uniti. Dopo la guerra, Churchill perse le elezioni, ma rimase una figura influente. Tornò al potere nel 1951, servendo ancora come primo ministro. Nonostante le sfide, Churchill mantenne sempre la sua passione per l'arte e la letteratura. Questi interessi lo aiutarono a sopportare i tempi difficili. Churchill si ritirò dalla vita pubblica nel 1955. Passò gli ultimi anni della sua vita a scrivere e a dipingere, lasciando un ricco patrimonio culturale. Winston Churchill morì il 24 gennaio 1965. La sua morte segnò la fine di un'era, ma il suo legato continua a vivere. Oggi Churchill è ricordato come un grande leader e un eroe di guerra. Le sue decisioni coraggiose e le sue parole potenti hanno lasciato il segno. Numerosi libri, film e documentari sono stati dedicati a Churchill. Questi ritraggono l'uomo, il leader e il visionario. Monumenti e statue di Churchill si trovano in tutto il mondo. Sono un tributo alla sua leadership e al suo impatto sulla storia. Il museo e la biblioteca di Churchill a Londra sono un luogo di pellegrinaggio per chi desidera saperne di più su questo grande uomo. Churchill ha vissuto una vita piena di sfide e trionfi. Il suo esempio di coraggio e determinazione continua a ispirare. In conclusione, Winston Churchill è stato uno dei personaggi più influenti del XX secolo. La sua eredità vive ancora oggi, nel cuore e nella memoria di molte persone. Ricordiamo Churchill per la sua leadership, per la sua passione per l'arte e la letteratura, e per il suo spirito indomabile. Un vero gigante tra gli uomini. Il legato di Churchill ci ricorda l'importanza del coraggio, della determinazione e della forza di volontà. Queste sono qualità che tutti possiamo cercare di emulare. Grazie a Winston Churchill abbiamo un modello di leadership efficace e resiliente. Un esempio da seguire nei momenti di crisi. La vita di Churchill è una testimonianza della capacità umana di superare le avversità e di plasmare il corso della storia. Un'ispirazione per tutti noi. Riflettiamo sulle parole di Churchill. Il successo non è definitivo, il fallimento non è fatale, è il coraggio di continuare che conta. Un messaggio potente e duraturo. E ancora con alcune delle sue citazioni. Non ci arrenderemo mai, né per il timore, né per il fattore della sua lunghezza e della sua durezza.
nessun commento è un'arma così potente quanto il silenzio. Il successo non è definitivo, il fallimento non è fatale. Ciò che conta è il coraggio di continuare. E ancora? Il pessimista vede difficoltà in ogni opportunità. L'ottimista vede opportunità in ogni difficoltà. Diamo il sangue, il lavoro, le lacrime e il sudore per garantire il trionfo indiscusso del bene. La politica è la capacità di prevedere ciò che accadrà domani, la settimana prossima, il mese prossimo e l'anno prossimo. E di aver la capacità di spiegare poi perché non è accaduto. Le parole sono la nostra arma più potente, perché le parole sono capaci di idee, e le idee possono cambiare il mondo. Nel corso della storia abbiamo cercato di combattere per la libertà e la giustizia, di perseguire un mondo migliore, di cercare il bene comune. Noi non siamo responsabili solo per le azioni che facciamo, ma anche per le azioni che non facciamo. Non ho mai avuto tanta paura per la mia vita di quando ho detto la verità. Queste sono alcune delle citazioni di Winston Churchill. Vi lasciamo ancora con qualche curiosità che di sicuro pochi conoscono. Churchill, come anticipato prima, era un appassionato pittore dilettante. Ha prodotto oltre 500 dipinti durante la sua vita e ha usato la pittura come una forma di terapia per gestire lo stress e la depressione. Era noto per il suo amore per i sigari cubani. Churchill è spesso associato all'immagine di un sigaro tra le labbra mentre teneva discorsi importanti. Scrittura di romanzi. Oltre ai suoi saggi storici e discorsi famosi, Churchill ha scritto anche romanzi. Il suo romanzo più famoso è Savrola, pubblicato nel 1900. Carriera giornalistica. Prima di intraprendere la carriera politica, Churchill era un corrispondente di guerra. Ha riportato gli eventi della guerra anglo-boera in Sudafrica per il Morning Post. Churchill era un grande amante degli animali domestici. Aveva cani, gatti, un pappagallo e anche un alligatore che ricevette come regalo dallo zoo di Londra. L'alligatore visse nel giardino di Churchill fino a quando non fu trasferito allo zoo. Ciclista appassionato. Durante la sua giovinezza, Churchill amava il ciclismo. Era membro del Cycling Club di Londra e spesso partecipava a gare ciclistiche. Oscar onorario. Nel 1946, Churchill ricevette un Oscar onorario per il suo impegno a favore della pace e la sua influenza sui discorsi politici e storici attraverso la sua scrittura e la sua eloquenza. Churchill è sopravvissuto a diversi incidenti durante la sua vita, tra cui un incidente d'auto a New York City nel 1931 e un incidente di aereo in Marocco nel 1943. Abitudini notturne. Churchill aveva l'abitudine di lavorare fino a tarda notte e di ricevere briefing dai suoi collaboratori anche a orari insoliti. Questo ha contribuito alla sua fama di lavoratore instancabile. Lavori manuali. Durante la sua carriera politica, Churchill spesso faceva lavori manuali come la muratura e il taglio del legno per rilassarsi e liberare la mente. Queste curiosità mostrano una parte meno nota della personalità di Winston Churchill, aggiungendo un tocco di umanità al grande statista che ha influenzato profondamente la storia del XX secolo. Grazie per aver ascoltato la storia di Winston Churchill. Possa il suo coraggio e la sua determinazione ispirare anche voi. Se ti è piaciuta la storia di Winston Churchill, iscriviti al canale, attiva la campanella e scopri le prossime storie speciali, che ti daranno momenti e concetti che ti cambieranno la vita. Oltretutto commenta, il tuo parere è molto importante per noi, sperando di poterti rispondere nel migliore dei modi. Grazie per aver visto il nostro video.